Vi è mai capitato di sentirvi vuoti, di avere dubbi sulla vostra intera esistenza, di non essere sicuri delle scelte che avete fatto? Sapete, la cosa più brutta di questo mondo è il non sentirsi al posto giusto. Tu cammini, cammini, cammini e sei solo, anche in mezzo alla gente, dentro di te hai il buio. Ai rimpianti che hanno preso il posto di quei bei ricordi che volevi conservare e proteggere ad ogni costo. E poi, clic, sì, avete capito bene, scatta qualcosa, nemmeno tu sai cosa, ma scatta. Incontri qualcuno e la tua vita cambia, torni a sorridere, le scelte le accetti, perché sai che ci sarà sempre qualcuno pronto ad aiutarti e a darti la forza per ricominciare. E quel qualcuno sei tu, sei sempre stato tu. Mi chiamo Francesco e non mi sono fermato. Mi chiamo Francesco e questa è la mia storia. Ancora! O prima è l'ultimo sarà. Ma comunque! A parte che dopo una giornata di lavoro ci tocca anche scopare! Ma ti piacerebbe! Perché a te no! Spazza! Mamma mia! Che casetta! Neanche io, credimi! Ragazzi! Francesco! Ci hanno messo in punizione perché non ho fatto la barba! Bravo, questa è la causa, bravo! Ti ha detto che è colpa sua però! Nascosto la soia e la mente! Sì, io mi piace nascondere le cose! Ho questo problema da quando ero piccolo, sì! Cretino! Ragazzi, io vado in libera uscita, ho bisogno di svagarmi un po'. E fra poco abbiamo finito, ti raggiungiamo e Claudio. Se fra poco abbiamo finito dipende da te. Comunque sì, ti raggiungiamo, non ti preoccupare. Poi ci fai un colpo di telefono perché noi sicuramente usciamo e ci facciamo un giro. Che dici? Vabbè dai, vedete voi, io ho bisogno passare un po' di tempo libero, di stare un po' soli, pensare un po'. Pensare? Sì. Mamma mia. Ci organizziamo per dopo. In giro con le mie amiche, tu che hai fatto? Sono stato tutta la giornata a pensare. Tu che cosa ne pensi dell'amore? Se dovessi definire. È la cosa meravigliosa. Viene pure la tua amica? Sì, ci sta aspettando. Adesso chiamo proprio a Diego. Tento una vibrazione, forse il cellulare. Qua non c'è. Qua nemmeno. Dove è sto telefono? Ah, ecco. Francesco. Ovviamente. Scegli sempre il momento giusto. La persona più opportuna. Lo rispondo? Che... Anche a Francesco. Francesco? Diego! Tutto questo tempo per rispondere. Non trovavo il cellulare. Quando ti chiamo? Rispondi. No, niente, tutto a posto. No, sto un po' così, ma niente di che, poi magari parliamo da vicino. Ma tu che stai facendo? Sto qui con Claudia, una nostra amica. Avevamo organizzato una cosina. Ah, ho capito. Se mi vuoi raggiungere, io sto qua al parco del Mercatello, al solito posto. Sì, sono solo, se vieni. Siamo un po' insieme. Claudio ci sta aspettando alla serra. Adesso. E noi siamo quasi in zona del parco. Volevo dire, fra poco arriviamo. Francesco, non ti preoccupare, fra poco arriviamo. Sì, stiamo in zona, vicino al parco. Allora ci vediamo alla serra, va bene?
A tra poco. Ciao Francesco, ciao. Non ti potevi inventare una cosa, no? Hai insistito? Sta quella che aspetta, no? Facciamo subito, risolviamo. Scusa. L'importante è che non la facciamo aspettare tanto. Raggiungiamolo un attimo. Giustamente. Sai, ha un po' di problemi, ragazzo. Vabbè, sono periodi, capita. Sì, capita. Che purtroppo succede e dobbiamo andare. Vabbè. Senti, dove ti ha detto che stava questo? Al solito posto, alla serra. Francesco! Ciao! Come stai? Tutto bene? Ciao! Francesco! Ciao! Ma che bello vedere! E lei chi è? Lei è la nostra piacere, amica. Piacere, Marianna. Piacere, piacere mio. Abbiamo conosciuto. Sediamoci. Ah, infatti non la conosco. No, ci siete conosciuti da poco. Stavamo cercando di conoscerci un po' meglio. Prima della tua chiamata. Cioè... Ho capito. Andiamo nel momento giusto. Ragazzi, che mi dite? Ditemi qualcosa. Se niente, volevamo proprio dirti che... Io sto un po'... non lo so. Non sono proprio in forma, comunque è un periodo un po' così. Basta stasera che... usciamo tutti insieme. È proprio stasera. Non è che... Claudio, pensaci tu. Ma dunque, proprio stasera. Sì, però vedi, c'è l'amica nostra, no? C'è la nostra amica che ci sta aspettando. Ci sta aspettando. Ah, da una conoscenza. Una cosa, e quindi purtroppo... Cosa dirà l'altra? E ce l'avamo organizzati. Quindi... Va bene, raga, io non voglio insistere, se dovete andare via. Però potevate dirmelo prima, cioè, perché io pensavo di non stare solo, comunque. Ci dovevi chiamare prima, Franci. E non ci siamo riusciti. Ma dove vi siete conosciuti? Proprio qui in realtà, però poi sei chiamato proprio mentre venivate. Perché lo sai che tu hai quella capacità di chiamare al momento giusto. Come che sempre. Fortuna. Io ho chiesto se c'era un'amica e Vanessa è stata disponibile. Ah, ho capito. E quindi giustamente siete per Francesco, ho detto c'è pure Francesco, ma ha solo un'amica, Francesco. Ah. Solo una. Che mi piace. Va bene, ok. Ragazzi, va bene, vi saluto e ci vediamo. Va bene. Ciao. Ci vediamo, Pure tu fai il bravo, ecco. Ciao, è stato bello conoscerti. Bello, sì, anche per me per 5 minuti. Comunque, vabbè, ci vediamo la prossima volta. La prossima. Buonasera. Buonasera. Come state? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Un pacchetto Merit da 10. Buonasera. Merit da 20. Prego, avanti. Oh, comandi. Riposo, soldato. Prego, Francesco. Ti ho convocato, Francesco, perché oggi è il tuo ultimo giorno qui in caserma. Grazie, grazie, finalmente! Quindi la spettrometria di massa è una tecnica analitica di delucidazione strutturale basata sulla ionizzazione di una molecola e sulla sua frammentazione in ioni in diverso rapporto massa su carica. Ma lo sai che stavo pensando la stessa cosa? Sì, guarda, non ce la faccio più. Ma tu poi hai capito quella roba lì, la spettrometria di massa? Ah. Sì. Va bene. Allora usciamo. Sì. Va bene. A più tardi. Ciao. Ciao mamma, ciao papà, io esco. Signorina, dove vai congiato in quel modo? In quale modo? Così, mezza nuda. Beh, mezza nuda. Dai, devo uscire, ho 20 anni. E in questo modo?
Ma il giorno non mi sembra adatto. Vabbè, giorno ancora per poco, mamma. Ma dove vai con cento così? Ti prego. Ti piace? Ma poi dove l'hai comprato questo vestito? L'ho comprato con Katia. Infatti, per il gusto. Fino a cambiarti di nuovo. Allora, che mi racconti? Che incontro inaspettato, non trovi? Infatti, io non mi aspettavo di incontrarti, ti dico proprio la verità. A proposito, ti piace questo locale? Vai. Carino, non c'ero mai stata. Scusami, hai una sigaretta? No, grazie, non fumo. Ok, anche oggi non fumo. Ma dimmi, come mai, a parte questa coincidenza, tu come mai non ti sei più vista? Dovevo uscire con una mia amica, però ha sempre il telefono scarico e quindi sono rimasta che... sola. Ah, ok. Tu invece? Sai che cosa è successo a me? Io dovevo uscire con gli amici. Telefonicamente. Hanno detto: Francesco, veniamo, usciamo, tutto ok. E poi? E poi sai che è successo? Che si è sono successo? Presentati con una ragazza. Dai. E poi doveva arrivare un'altra ragazza. Hai capito? Che amici, e quindi tu che sei amici rimasto che da ho. Solo. Infatti. Per fortuna ho incontrato te. Che fortuna. Ascolta, prendiamo qualcosa da bere? Sì. Guarda sul menù cosa può interessarti. Okay. Io vagamente già ho idea di cosa prendere. Cosa di fresco, eh? Sì. Io prendo questo. Quale? Analcolico alla frutta. Virgin colada. Ah, ok, va okay. Bene. Deve essere buono. Mm-hmm. Prendo anche io qualcosa di fresco. Ci vediamo tra poco. Va bene. Mi raccomando, aspettami, vorrei ordinare qualcosa di fresco. Sì. A proposito, mi ha detto che dovevo prendere una non mi ricordo. Quindi facciamo una cosa, prendo una gazzosa e un succo. Ma che gusti sì. avete? Che gusti? Abbiamo pera, pesca, mirtillo e ananas. Non so quale prendere. Magari vabbè, faccia lei. Faccia Scelgo lei, io. Sì, a scelta sua. Vabbè. Allora noi siamo seduti dentro, va bene? Vengo Venite io. Voi. Eccomi qua. Eccoti qua. Ah. E quindi? Ho ordinato quello che mi hai detto. Penso che va tutto bene. Arriverà? Sì, dobbiamo aspettare. Okay.
Grazie. Grazie. E allora beviamo? Al nostro primo incontro. Cin cin. Cin cin. Ma questo è succo di frutta. In realtà anche a me non è proprio quello che ho ordinato. No, ma guarda, la barista, ho detto quello che tu mi hai riferito. Sì, insomma, sicuramente. Voglio essere sincero, in quel momento avevo in mente solo il tuo nome, Michela. Ah, almeno questo te lo ricordi. E approfitto anche per dirti che vorrei il tuo numero di telefono. Addirittura? Sì. E sentiamo, perché dovrei darti il mio numero di telefono? Perché mi piaci e voglio continuare a conoscerti, se per te va bene. Dai, mi dai, sei dimmi simpatico. Dimmi di sì. Sì, però non fare così. Mi sei simpatico. Spero di fare la cosa giusta. Certo. Sì. Allora ci sentiamo? Grazie. Fanne buon uso. Allora alle 9, sarò puntualissimo, va bene, ciao. Wow! Finalmente ce l'ho fatta. Pizza? Cinema? Movie? Come va bene? E allora cosa hai fatto oggi? Sono andata all'università. Cosa hai fatto di bene? Di bello proprio niente. Studiare. Ho capito. E prof? Ma dai, uno sa abbastanza spiegare, però per l'esame che devo dare non so se ce la farò. Dai, non ti preoccupare, andrà tutto bene, stai tranquilla. Ci sono io adesso. Sei bravo in matematica? Matematica proprio. Dici, ci sono io adesso. Se me lo spieghi tu, va bene. Matematica non tanto, però altre materie ti posso aiutare. Matematica non era il mio forte. Comunque. Ti ricordo che io studio matematica comunque. Veramente? Sì. È la seconda volta che ci vediamo, non posso sapere. Purtroppo. Grave. Un punto meno per te. Vabbè, dai. Non ti preoccupare, che passa tutto, stai tranquillo. Ti stai sbilanciando un po' troppo adesso. Perché? La seconda uscita. Ti piace questo posto? Sì, è molto romantico. Bello. È un bel posto. E ci vieni spesso? Io? Ah. Vengo qui quando ho bisogno di riflettere, di pensare. Riflettere su cosa? Un po' su me stesso. Se tutto quello che ho fatto è sbagliato oppure no, un po' sulla vita, un po' su tutto. Addirittura, che pensatore. Sono un po' timido a dirti queste cose perché è la prima volta che parlo con una persona che sta diventando importante per me. Mi sta facendo battere il cuore. Senti. Si sente? Sì. Fa molto freddo. Ti riscaldo io. È bellissimo. È bello come la luce dei tuoi occhi, come il tuo sguardo. Semplice, pulito. Mi piaci tantissimo. Mi trasmetti delle emozioni che non ho mai provato. Di solito quando guardo una donna a volte mi viene da ridere, oppure a volte non so, giudico, parlo,
Invece con te è tutto diverso. Perché quando mi guardi so che mi capisci. Cioè quando sono con te il tempo va via troppo velocemente, vorrei fermarlo e non vorrei attivarlo più, vorrei che si ferma per sempre, però purtroppo so che questo non è possibile. Beh, allora cogliamo l'attimo, no? Ciao! Come stai? Ti aspettavo, tutto bene? Tutto a posto. Sei bellissima, ti trovi in splendida forma. Grazie, neanche tu sei tanto male. Complimenti. Sai, stasera ho pensato di portarti in qualche locale carino, ti fidi? Sembra un po' troppo presto per poter rispondere a questa domanda, però per il localino potrò fare un'eccezione. Va bene, andiamo. Ok, andiamo. Scusami, hai perso... Oh, caspita, il mio portafoglio, grazie! Ma come è caduto? Non è facile trovare persone oneste comunque. Grazie, grazie. Trovi. Piacere, Francesco De Silva. Piacere, Fabio Travessi. Piacere. Ma io, sai, un viso conosciuto, ma davvero? L'ho già visto da qualche parte. Ma forse mi hai visto al Parco del Mercatello, Aria Serra, quella bravo, zona da bravo, lì. Bravo, sì, sì, io frequento molto quella zona. Sì, ah, infatti, sì? Perché diciamo fa anche parte del mio mestiere, diciamo. Io sono un educatore di disabili e persone di pellegrinaggio. Ah, ma sei un responsabile oppure sei... Mi piace fare assistenza. Mi quando fa più piacere. Bene faccio meglio. È una bella cosa, una bella passione. Bello, veramente. Complimenti. Che dici, volessi far parte della mia associazione? Che ne pensi? Magari, anche perché sto in aspettativa, cioè in effetti io non sto lavorando e quindi magari vorrei... Non potevi trovare occasione migliore, guarda. Infatti, perché, ti ripeto, non ho trovato ancora lavoro e magari l'occasione è giusta, andiamo. Va bene, va magari bene. Ci possiamo conoscere, certo, anche meglio, certo, magari... la nostra conoscenza. Certo. Vorrei fumarmi una sigaretta. Una sigaretta? E andavo a dire. Ma perché? Perché ne ha fumo. Ma c'è mo, guarda, già come sono andato così bello. Cioè, tu c'è il cosci nettino, c'è tiene ma nettino. A mano che c'è, vuoi pure fumare? Che mi rimane più che la faccio questo. E alla fine lo dico per te. Tu ti stai rovinando. Ma tu dici tante cose, mamma mia, fammi fumare una sigaretta. Una su. Una su. Mamma mia, sembri mia madre. E infatti tu non è rimasto, sei fortunato. Dai, accendi un attimo. Pure? Giustamente. Giustamente. Sigarette si può fumare su da. Scusami, non l'ho fatta apposta. Ok. Ma così ti senti meglio? Ma io la verità è che mi metto paura. C'ho credi che non è più niente da perdere. Che qua mia madre mi ha detto c'è un altro medico, sto dottor De Mais, per fare un'altra operazione, l'ennesima operazione. De Mais? Vedo che non è strano. Non sarà di rinforzo. Che ne saci. De Mais? Così si chiama. A Natale, buono. Allora fai a Natale l'operazione. Non lo so, tipo fra un mese o due, sto in lista. Tu pensi che non è più niente da perdere, giusto? L'ennesima fregatura. E me? Gli amici, me? Che non sei io, voglio scusate, sono più, non lo so, un fastidio, non vedi come sono ridotto? Marco, noi siamo tuoi amici, vogliamo il tuo bene. Usa sta sigaretta, non mi finite per lì. Smettila. Devi essere più ottimista. Devi credere più in te stesso, hai capito? Devi smetterla di buttarti giù così. Reagisci. No, sai, in pratica non torno a casa stasera, ho da fare. No, dai, ho da fare le mie cose.
aspetta un attimo, ti chiamo tra poco. Buongiorno Fabio! Che? Buongiorno Fabio! Buongiorno! Buongiorno! Com'è, Rio Mare, Nostromo? Come tu, mamma mia, non essere pignolo, traversa! Che fa? Vabbè, bando alle ciance, che hai fatto di bello in questi giorni? Si sa visto. Si rumo dice come... No, sai, ieri per dirtelo sono andato a fare le fisioterapie in ospedale. Poi, bello e buono, tutti gli infermieri con me mi hanno abbandonato perché uno l'hanno dovuto portare a sale tensina. A terapia intensiva, Marco! Ah, sì! Marco! Uffai se! A terapia intensiva! Ah, ecco! A sale tensiva! Ecco! Infatti non avevo capito. Fabio, comunque lasciamo perdere, Fabio, sai, comunque a me mi fa sempre piacere te prendi, sei, siamo amici da tanti anni, sai, ti voglio bene. Lo conoscete da parecchio? Da quando eravamo piccoli. Ah, mi fa piacere. Quando eravamo così, prima ero chiovato, mo mi ha fatto. Se, prima o poi cresco pure io, grazie. Il tuo amico. Alla fine, ragazzi, io da lì che ho conosciuto da poco, ma... Voi siete i miei due migliori amici. Che buoni che pure io sono un... Sei entrato anche tu, ne fai parte, non uscirai più. Sai che oggi è una giornata davvero speciale per me? Ah, come mai? Festeggio il 6° anniversario col mio ragazzo. Complimenti! Grazie. E niente, tu invece stasera che fai? Scusami. Vai. Pronto, Michela, dimmi. Sì, tutto bene. E ascolta, io sono già qua in piazza, ti aspetto allora. Va bene, ci vediamo più tardi, ciao. Ciao, Michela. Come stai? Bene. Da un po' di tempo, eh? Sì, da un po' di tempo. A te tutto bene? Sì. Ho conosciuto un ragazzo. Ah, hai conosciuto un ragazzo? Sì, si chiama Francesco, ci stiamo frequentando. Da poco? Sì, ancora da poco tempo. Vabbè, piano piano poi nascerà qualcosa magari. Sì, chissà. Ci siamo incontrati proprio quel giorno in cui non siamo più riusciti a vederci, quando avevi il cellulare scarico, no? Come ah, al solito. Ah, quel giorno! Sì, pensa, mi si avvicina, mi si siede accanto, mi offre qualcosa da bere... Niente. Allora è stato un bene che il mio cellulare si sia scaricato. Dai, non volevo dire questo. Però è curiosa la vita, no? Ehi, sta arrivando Francesco. E non ti girare. Dai, facciamo le mie. Mi giro fuori di parenti. Ma te lo presenta? Quindi lo conosco. Sì. Scommetto che siete anche una bella coppia. Ciao. Ehi. Ciao. 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 E questa è piacere, Katia. Piacere. Allora io devo andare. Ciao Michela, ci sentiamo. Ciao tesoro, a presto. Ciao. A proposito, visto che stiamo parlando un po' delle nostre frequentazioni, volevo chiederti anche un'altra cosa. Prego. Ma in generale... Che esperienze hai avuto? Che cosa vuoi sapere? Beh, dai, hai capito. Non so se hai capito cosa voglio dire. Ho capito. No, non ho avuto quel tipo di esperienza. Anche io non ho mai avuto... esperienze, insomma, in quel senso. Ah. E non ho mai. Non Beh, sono. Ma non... È una cosa positiva, non è una cosa. Proviamo un po'.
guardare tu. Gira. Qui. Ah, e questi sono i preservativi. Attenzione. Bene, bene. Eccolo qui. Eccolo. Eccolo. Come cavolo funziona questo coso? Mi sono pure sporcato con sta roba qua vicino. Qualcuno chiama un attimo. Chiamo Fabio nel frattempo. Fabio? Ma chi può essere, Fabio? Sono io! Chi può essere a quest'ora? Fabio, ascolta. Ti devo parlare di una cosa molto importante. E anche intima e personale, in realtà. Sì. Sì. Ma c'è qualcuno con te? Nessuno? Ok, benissimo. Ascoltami bene. Ho bisogno del tuo aiuto. Devo imparare assolutamente, urgentemente a ballare. Ah, ok. Oh, vediamo. Ah. Che sei? Esercizio fisico. Esercizio fisico. Hai ragione, che distruzza ha detto buon sa. Esercizio. No, Allora ti spiego tutto. Mi spieghi tutto? Ma mica lo devi spiegare a me, lo devi spiegare alle donne. Ma tu lo sai usare? Chi? Mi arrangio qualche volta. Ah sì, se vuoi di. Scusa, mi hai chiamato per questo, devo insegnare. No, mi devi insegnare a ballare, però prima ti di. Devo insegnare a ballare. No, prima di iniziare a ballare. Ma come mai è così lungo? Perché io. No, ma tranquillo, quello è su misura. Al massimo. Non ti preoccupare, è su misura, tranquillo. Sì. Devi insegnare a ballare. Va bene, ti insegno, però sai, non ti preoccupare, sai. Altrimenti arriva mia sorella. Ok, non ti preoccupare, sei. Che sì, ascolta la musica, ma. Ti insegno io, non ti preoccupare. Ti insegno, metti la cena, togli la cena, figliola. Vai, non ti preoccupare. Oppure metti la mano se ti ballo da dicendo. Ti insegno a ballare, allora. Però devi stare calmo. Ballo caliente. Devi stare calmo. Caliente. Devi stare calmo. Okay. Calmissimo. Okay. Devi stare calmo. La prima cosa da fare. Sì. Proprio la prima cosa da fare. Non le guarda in faccia. Perché? Perché le dei film sono come i cavalli. Quando ti guardano in faccia si spaventano e se ne fanno. Dai. Allora. Mano sulla spalla. Qua? Esatto, tu sei la donna, ricordi? Sì, la donna. Quindi tu devi fare quello che faccio io in questo momento. Sì. Parti con un letto. Faccia la porta. La parte della porta. Fai la porta, chi la porta la porta? La parte della donna. La parte della porta. La parte della. Però non va così giù. Ma ho paura che entra Marta, mia. Ci penso 3 kg per una spiegazione, se la censura qua. Vai. Allora. Incominciamo dalla porta. Sono ansioso perché entra Marta, faccio. Sei ansioso, entra Marta. Sì. Ma no, però mi piace. Caccia. Così, sì, guarda così. Bravo, la qua non va così perché si mette paura. No, ci giù basci. Francesco, io adesso. Ma che state facendo? Ma non è come sempre. Ma che state facendo? Non è come pensi. Tu! Ma io glielo dico a mamma. Ma Marta! Mamma! Non ti preoccupare, che è tutto tranquillo. Lo lascio in buone mani. È tutto tranquillo. Va bene. È tutto a posto. Marta. È tutto a posto. È stato un piacere. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Sei un vero amico. Grazie, non ricevo. Sei il migliore. Sì, ciao. Scusami, è sto un po'. Il caldo, l'ansia. Ciao. A presto. Molto da. E anche questa è fatta. E adesso rimane ancora una cosa. Il punto 4.
come farlo con una ragazza. Ah, è giunto il momento del relax. Ecco, ho portato l'asciugamano anche per te. Caspita! Caspita! Ma scusami. Marta! Cosa sono queste grida? Inizia a urlare. Che stai guardando? Marta! Ma che cos'è? Marta! Ma che schifo! Mi stavo documentando. Documentando su che cosa? Ma che schifo! In realtà mi stavo documentando, stavo facendo delle ricerche. Sai, per... Ma che ricerche? Ma che schifo? Ma guarda qua! Salve, buonasera. Prego. Permesso. Buonasera. Buonasera. Salve. Buonasera. Buonasera. Buonasera, piacere, Francesco. Salve. Sono venuta ad acquistare un anello, mi hanno consigliato questa gioielleria. Okay. Io sono fidanzato da diverso tempo con la mia ragazza, la amo da impazzire. Vorrei dimostrarle un gesto che rimane proprio il segno. Vediamo un po'. Questo qui mi sembra carino, però mi sembra un po'... Non so, questo farlocco qui mi sembra un po' troppo scenografico. Un po' indeciso. Sì, un po' indeciso perché è la prima volta per me, quindi devo valutare con calma, sai. Già ci stava finita. Mamma mia, non mi fa pensare. Sono a 3 ore, cavolo, a 3 ore. E chi si sta accattando tutta la gioielleria, vedi? Ma non lo so. Io sinceramente questo qua non mi piace. Non mi piace questo qui. Chi sa per lui? Non ha da per lui. Scusa, ma voglio vedere ancora qualcosa proprio di semplice, particolare, non di trend, ma nello stesso momento che deve risaltare agli occhi, ben lavorato, ben stilizzato. Chi è l'ultimo? Tutti qua stasera. Mamma mia, mamma mia. Direi che dovrei scegliere tra questi quattro, non so, ma avete qualcos'altro da farmi vedere? No, vedo che siete, vedo che avete tutti gli animaletti, siete molto, sì, molto, ma quindi non... il gufo, vedo, okay. Ci vuole anche la dea bendata, mi ci vuole, certo, proprio un po' di fortuna per il mio primo amore. L'esaurimento nervoso, l'esaurimento nervoso. Ma cosa sta succedendo? C'è un po' di gente, mi scusi. No, va bene, ma possono aspettare, anche perché io sono un nuovo cliente, quindi devo certo avere tutto il tempo a disposizione, non c'è problema. Scusi un attimo. È la sua collega, così mi fa fare una confezione di questo. Quindi ha deciso? Sì, perché penso che questo qui va bene, perché in effetti è elegante, semplice, è lavorato, spicca, ma non spicca troppo. Non spicca troppo, ma si nota. Si nota, ma nello stesso momento è semplice. Come lo è desidera. Qualcosa proprio che rimane il segno. Anche perché, vedete, ci sono questi trattini proprio per dire sì, 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 voglio solo te. Sì, è arrivato! Fatta, giusto, giusto? Sì. Ok, va bene. La ringrazio. Va bene, me ne vado, è stato un piacere. Ma ci vedremo, ci vedremo di nuovo. Ci vedremo, ci vedremo. Grazie. È stato un piacere, davvero. È rimasto soddisfatto. Guardi, secondo me un cliente come me è un attimo, signori, calma, per favore. Arrivederci. Buonasera. Ci vediamo? Sì, certo. Sicuro? Sì. Finalmente. Ah, è ora. Il tempo che ci vuole. Mamma, ci vuole. È ora. Che decoltata, è il mio primo anello,
Ma è bellissimo. Ti piace? Sì. Guarda, questo è un cuore. La M di Michela. La F di Francesco. Sì. E se guardi bene c'è anche un'altra cosa. Quello? Sì, ma non ti dico di che si tratta. Sediamoci. Sei sconvolta? No, sorpresa, non me l'aspettavo. Tutto così bello stasera. Guarda quante stelle. Infatti. E c'è anche la luna piena. Una serata perfetta. Perfetta per noi. Conosci le stelle? Certo. Quella è l'Orsa Maggiore, guarda. Ah. E quella invece? Guarda com'è luminosa! Non l'avevo vista nemmeno io prima. Dai, è così luminosa. Vuoi sapere come si chiama? Non lo so. Sei sicuro che vuoi saperlo? Perché tu lo sai? La conosco sicuro come si chiama. Come si chiama? Si chiama Michela. Tu sei pazzo. Sì, sono pazzo di te. Allora l'apriamo? Che cos'è? Non lo so, guarda un po'. Spuntato dal nulla? Spuntato dal cuore. Dio, ma è un anello. Quello che piace a te. Stanno aspettando da un'ora. Vieni. Sono andata a comprare. Sì. La bottiglia. Ah, sì, splendida la bottiglia, andiamo. Eccomi, arrivo, mamma. Dai. E mamma? Sì. Lui è Francesco. Buonasera, Francesco. Signora Barsanti. Ciao. Buonasera, signor Barsanti. Piacere di conoscerla. Piacere è tutto mio. Ti presento mio fratello. Piacere. Sì, di ragazzo. Questo... Grazie. Per lei. Allora, Francesco, di cosa ti occupi? Io in realtà ho terminato da poco il servizio militare. Ho svolto 12 mesi di esercito. Non mi hanno né raffermato e sono rimasto disoccupato e senza lavoro. Stai scherzando? E adesso che aspettative hai? O meglio, cosa vorresti fare? Ho tantissime idee. Cara, diverso. Allora, ho tantissime idee. O vorrei aprire un casinò, oppure un vivaio per coltivare tante belle piantine, così posso arricchirmi. Anzi, voglio essere proprio sincero, aspetto che il posto scende da cielo. Io credo che tu stia davvero scherzando, sei un gran sognatore. Sì, in effetti, comunque adesso mi troverò lavoro, tanto c'è tempo, con tutta calma. Beviamoci su, che ne dite? Sì, che è meglio. Sì.
Speriamo che arriva questo lavoro, speriamo che le cose vanno bene. Mi sbaglio, Michele, mi avevi detto tutt'altra cosa tu. Io? Sì. E cosa ti avrei detto? Che lui a giorni entrava, mi sembra di aver capito, in banca. In banca? Sì. No. Assolutamente no. Sì. No, mamma, ti sarei confusa. Ma no, tant'è vero che ho parlato con tuo padre chiedendo eventualmente di cambiare il nostro conto in banca e portarlo presso la banca dove andrà lui. Beh, sì, sai com'è, siamo giovani, si cambia sempre idea, si cambiano prospettive, lui ha questa passione. Ma però dobbiamo concentrarci un po' tutti anche sull'obiettivo. Amore, vedi, questo sono io, non che ti aspetto. Preoccupare. Aspetti, che vuoi uscire? Invece di aspettare il lavoro, adesso prendo la Coca-Cola. La nostra amata Coca-Cola, lascia perdere. Stai tranquillo. Sì, incastrata. Tranquillo. Sicuro? Ma sì, è meglio la Coca-Cola. Sì, piacere a tutti. Zio, andiamo, mettiamo qui. Vai. Tu parli così perché non hai figli. Hai sempre vissuto per l'arte. Il tuo unico amore è stata l'arte. Bene. E quindi per te tutto è semplice. Non è detto. Se vivi qui con noi. È un aspetto della mia vita che non vogliamo adesso, no? Ricordare, ho avuto difficoltà. Sì, adesso ci mettiamo a fare un processo allo zio. Va bene, dopo averlo fatto al mio fidanzato, ci mettiamo a fare allo zio. Chi è il prossimo? Io? No. Dove vai, scusa? Camera mia. Ti raggiungo, amore? No, rimani lì. Non. No, in camera. Scusate, Questa proprio. Buonissima la pasta, era proprio buona. Artista così fa. Artista. Sì. L'ha rotto! Ha rotto il bicchiere! Vabbè. Pazienza. Amore. Oddio, che fa adesso? Che farà? Michela, ti siedi per favore? Mamma, porta il secondo. Intervieni per favore? Ragazzo, dimmi un po' come ti faccio vedere. È il secondo? Facci vedere il resto della carta. Il secondo? Facci vedere il resto della casa. Gli occhiali? Sì, si metti gli occhiali. Metti anche gli occhiali. Vieni con me, ti faccio vedere il resto della casa. Il secondo, il dolce. Lo mangiamo subito, via. Sicuro? Sì. Ma papà, stai qui. Papà, che stai facendo? Papà, ragazzo. Per favore, un artista, per favore. Amore, ragazzo mio. Amore, dimmi. A mai più. Ma come, papà? Ma che stai pensando? È andato via. Ma non è andato via lui? Senti che energia diversa. Ma che energia diversa? Ma le faccio vedere io che energia diversa. Figli, tu non puoi cacciarlo fuori casa. È andato via. Cioè, che razza di gente siamo? Invitiamo un ospite e lo cacciamo fuori. L'hai invitato tu, Michele. Michela, siediti, che ora? No, io mi rifiuto. No, andiamo noi. Non ci sta lui, non rimango nemmeno io. Bene, vai. Sì, mandate da soli. Ok. Tesoro, stasera dobbiamo parlare. Che cosa vuoi? Dobbiamo parlare, dobbiamo chiarire. E cosa dobbiamo chiarire? Dobbiamo chiarire perché non vanno le cose come devono andare. No, non vanno le cose, te lo chiedi perché? Di certo la colpa non è mia. Ormai si è ridotto tutto alle solite abitudini. Ha solo sesso, per esempio. Mi sfrutti solo per quello. Ma cosa stai dicendo? Sono diventato. Ma cosa stai dicendo? Per te. È assurdo quello che stai dicendo. È assurdo. Non ti rendi conto? Le cose non vanno più come una volta. Ed io sinceramente non provo più lo stesso. Ma per colpa tua che sei diventata gelosa, assillante, mi stai sempre addosso. Per colpa tua. Ma sentilo, per colpa mia. Certo, certo. Sei tu che sei sempre freddo e geloso e mi impedisci di salutare e di coltivare le amicizie con gli altri. Ma se tu non mi dai lo spazio libero, se mi stai sempre addosso come un cane, così, questa io cosa devo colpa fare? È mia. Certo che tu hai la colpa. Ah, sì. Io infatti ti ho chiamato per chiarire questa situazione. La colpa è mia. Sì, perché tu il ruolo della vittima lo sai fare sempre bene, sai dare solo la colpa agli altri, non sai guardare gli errori tuoi.
ma solo i miei. E non ti rendi conto di quanto questo rapporto si sia ridotto a niente. Ma tu lo sai che io ti amo e stasera abbiamo un'uscita con gli amici. Per questo io non voglio stare perché arrabbiato. Non mi interessano le parole, mi interessano i fatti. Nei fatti non mi dimostri di certo che mi ami. Ma io ti amo. Senti, per favore. Stasera abbiamo un'uscita con gli amici, non roviniamoci questa serata. Non tranquillo, comportiamoci in questo tranquillo, modo. Tranquillo, non ti rovinerò nessuna serata. Avrai la tua serata con gli amici. Ragazzi, Simone? Ciao, buonasera. Siamo appena arrivati col gruppo. Dove sei? Ah, eccolo là. Ragazzi, ho portato i miei amici. Francesco, non lo conosco. La mia ragazza. Simone. E io sono Michela. Michela. Stefano. Stefano. Piacere, Diego. Diego. Claudio. E c'è Claudio. Allora, da quanto tempo sei qua? Da 5 minuti, ho preso giusto il tavolo. Giusta idea. Sediamo. Ci sto pronto, sto ancora più male. Ma io noto qualcosa che non va però, Francesco, eh. Infatti, cambiami qualcosa. Aspetta, raga. No, Luca, esco dal personaggio. Un attimo che lo conosco troppo bene. Che succede? Raga, Francesco, perché non ci andiamo a prendere un paio di gettoni e ci organizziamo una bella giocata di bowling? Questa mi piace, ottima idea, vai Luca. Vai. Io rimango qui. Andrà malissimo. Noi andiamo un attimo al bar. Andate al bar. Ci siamo qui. Piacere. Ci vediamo dopo. Va bene. Bene, grazie. Grazie mille. Per il pagamento grazie. Provvedo io dopo, visto che oggi è il mio compleanno. Faccio solo dopo. Bello entusiasmo. Grazie. Ragazzi, sì? Si gioca a bulli? Ok. E vai. Ottima. Ragazzi, guardate un po'. Chi manca a tavolo? Fermi tutti. Guardate, mancano due persone a tavolo. Vabbè, Michela. Però non. Sono andati a tavolo. Che guardi, Francesco. E guardate un'altra cosa. Guardate. Ma aveva sete, Francesco. Dicono che sei un ragazzo solare, socievole. Raccontami un po' di te. Beh, ti dico che hanno ragione. Però di te Luca non mi aveva detto che eri così bella. Esagerato, così mi metti in imbarazzo. Ma siete, facci. Stanno solo parlando. Ma chiacchiera. È tutto normale, quello che stai vedendo è tutto normale. È normale. Oggi è il tuo compleanno, te lo stai rovinando. Te lo stai rovinando. Andiamo a giocare. Te lo stai rovinando. Te lo stai rovinando. Andiamo a giocare. Andiamo, amore. Mi mancherai, lo sai. Sono solo una ragazza normale. E tu invece che mi racconti? Beh, oltre a questo ti posso dire che sono una persona diretta, determinata, che sa quello che vuole, ma soprattutto sa ottenerlo. Sai, forse è dovuto anche al mio lavoro, visto che organizzando eventi sono sempre a contatto con le persone. Bello! Francesco! Vai che sei bravo! Oh, Francesco, vai! Francesco! Vai che sei bravo! Oddio! Amico mio, bello mio, maestro, mamma mia, maestro. Mi dà soddisfazione. Sempre. Adesso sei contento? L'amico mio mi dà sempre soddisfazione. Adesso sei contento? No. Caspita, Luca ti ha descritto davvero bene. Speriamo. Invece di te fammi indovinare. Allora, studentessa di matematica? Dolce, gentile e anche veramente bella. Guarda, non nego che mi hai fatto un grande effetto prima. Esagerato. Sai, credo di non aver mai ricevuto così tanti complimenti in vita mia. So che, cioè, può essere inopportuno, però non lo so, volevo chiederti se volevi uscire una o due volte con me, anche per prendere solo un caffè. Perché sei simpatica, bella e non lo so, è raro che una ragazza mi faccia un effetto così. È una chiacchierata, sarà più del meno. Con calma, tu devi respira. Ma ti rendi conto cosa ha fatto? Ma fai come me. Guardala, ma cosa? Ma non sta facendo niente di grave, Francesco, ma stiamo esagerando. Pure il capello si aggiusta. Pure il capello. Perché non mi dai il tuo cellulare? Ti scrivo il mio numero. Ok. Tieni, chiamami quando vuoi. Perfetto, allora poi ti chiamo. Aspetta però,
Allora poi ti chiamo, va bene? Va bene, poi mi chiamo. Va bene, non so che romperei tutto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ma allora come stai? Tutto bene. Tu invece? Tutto bene, dai, non ci si lamenta. Novità? Ma niente, niente di che. Niente di che? Dai, qualche novità ci sarà sicuramente. Che cosa vuoi sapere in particolare? Per esempio, come va con Francesco? Francesco, ah, quel Francesco. Boh. Boh. Così. Sì. Ah, quanto sei bella quando sorridi. Grazie. Guardami un po', Connie. Buonasera Sara. Ciao Simone. Grazie. Ciao. Senti, ti ho portato il meglio della mia agenzia. Ti presento Francesca. Ciao. Donatella. Ciao tesoro. E Ilenia. Questo è il meglio che io ho. Ok. Lei è vestita da barbona? Io? Cosa dici? Ma ti vedi? Sì che mi vedo. Ok, è da barbona. Tu, come si chiama? Donatella. Sì, te, Donatella, ok. Sì. Sei sciatta in una maniera assurda, veramente. Ma scherzi? Lasciamo perdere. Vado oltre. Cosa? Francesca. Come si? Sì, Francesca. Io penso che vada bene. Io penso che te la tiri un po' troppo. Sì? Sì, sono dietro l'angolo, sto arrivando, ok? Ho appena visto le ragazze. Vabbè, lascia perdere, poi ne parliamo, ok? A tra poco. Ciao amore. Ehi, ciao amore, come stai? Tutto bene, tu? No, io tutto bene. Sì, senti, ti dovrei dire una cosa. Ah, e di cosa si tratta? Dai, va bene. Ok, allora ci vediamo dopo? A dopo, ciao. Ciao amore, a dopo. Comunque, ho una notizia. Una notizia? Sì. Buona o cattiva? Sia buona che cattiva. Cioè? Cioè che... Ok. Hai presente il mio lavoro, no? Sì. Ecco, mi hanno fatto una nuova offerta. Ah. All'estero. All'estero? Sì. E dove? A Los Angeles. Los Angeles? Sì. E per quanto tempo, scusa? Ma no, per tanto. 2 anni? Due circa. Anni? Sì. 2 anni? Ah, ti sembra poco? Ma... 2 anni senza di te, tu da solo a Los Angeles, con tutte quelle modelle, ragazze, immagini con cui avrai a che fare. E che cosa pensi, che io rimanga qui ad aspettarti? Beh, ti sbagli di grosso. Lasciami. Se pensi che io rimanga qui a stare senza fare niente ed aspettare te, ti sbagli. Ma ti siedi? Ti calmi? Come faccio a stare calma? Calma. Te ne vai, via, 2 anni. Ti calmi? E questo? E questo... Questa cosa? Sai bene cos'è?
E cosa significa? Che dovrò aspettarti altri 2 anni? No, una settimana in realtà. Tra una settimana abbiamo l'aereo. Io e te? A Los Angeles. Da soli? Sì. A Los Angeles. A Los Angeles. Io e te. Ah? Che non sei felice? Direi di sì. Ora stai bene? Perché non me l'hai detto subito? Non mi facevi parlare. Andiamo a fare la valigia? Subito, subito. Subito, subito. Chiesa. Sì, è la prima volta. Sei strano, sei tormentato. Dimmi, posso aiutarti? Sono distrutto. Ho perso l'amore. Ho perso tutto. È tutto per colpa mia. Apri il tuo cuore, io. È dal 1600 che aiuto ragazzi come te. Dal 1600? Ma è un'associazione antica. In un certo senso sì. Dimmi, parla con me, fidati. Dimmi quali pene ti tormentano, dimmi. Ho perso l'amore, non ho più niente. Ma cosa significa ho perso l'amore? L'amore non si perde. È stata colpa mia, tutta colpa mia. Ho distrutto tutto. Ma no, giovanotto, non si può distruggere tutto. L'amore non si distrugge. L'amore è dentro di noi, è attorno a noi. E soprattutto non si cerca l'amore, è l'amore che trova te. Tu non devi preoccuparti. Io lo so che sei un ragazzo positivo. Lo so che tu hai anche il dono di portare gioia agli altri. Non devi preoccuparti. Guardati attorno. L'amore è lì. Ti aspetta. E vedrai che sarà l'amore a trovare te. Grazie. Non so come ringraziarti per queste parole stupende. No. No, non devi ringraziare me. C'è chi ci sta guardando. C'è chi guida le nostre azioni. Ora vai e vivi la tua vita. Oh, vedrai che ora le cose cambieranno. Avevo bisogno di queste parole. Lo so. Posso trovarti sempre qui? Sempre. A me mi troverai sempre, ma solo se lo vorrai. Unico sostegno tu, al centro del mio cuore. Ci sei solo tu. Oi. E poi? Che? Allora, papi! Buongiorno. Ma chi è?
Oh! Magari! A questi pozzi Condami! C'è Roccarà, sì, ma con Roccarà! C'è scuola, non c'è! Ciao, Ciao, ciao! Sicuro che è roba buona, guarda, ciao! Che cre, chi? Da Wuch, ma qua Wuch! Ma si mi sicuro? No, ma mettere un faccio da Wuch! E ci vuole cassa, volessi mettere in da lui? No, no, wow, ma fa una bella spalmatura! Una bella spalmatura! Oh, ma che mi stai mettendo? Cre, cosa può fare? Ma che sei pan? Ma qua la panna? Ma che? Mannaggia! Ma non mi butto da pasticceria? Stavamo aspettando voi. Perché? Non lo so. Vogliamo andare a farci una passeggiata? Sì, andiamo a farci una passeggiata. Qui alla fine devi andare anche in bagno. Mannaggia, mi avevo scordato. Hai visto? Dai, si tronca a me di sicuro. Ma come ti sei dimenticato? Mamma mia. Così. Dai, adesso non ce l'avevo pensato. Grazie. Ti porto io. Dove vai tu? Lo portiamo in bagno. Ah, sei abituato a portare. Bravo, portato il terzo, io mi spiamma la fatica. Grazie a lui e purtroppo in questa associazione sta preparando qualcosa. Lo so, io anch'io ti voglio bene, sei un fratello. Pronto? Cosa? Davvero? No Luca, non ci siamo proprio. Cioè, davvero? Per l'ennesima volta? Sempre la stessa scusa, sempre la scusa del lavoro. Non ti sopporto più, Luca. Basta, le tue scuse, sempre. No, Luca, la nostra storia è finita. No, Luca, non sto piangendo. Non spreco le mie lacrime per te, perché sei un bastardo. Oh, c'è Daniela. 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 Ciao. Ciao. Ciao, cara. Tutto bene? Scusami un attimo. Allora. Ciao. Guarda, sempre la solita storia con Luca. Vieni, dai. Ciao, Dani. Ma visto che vedo un po' strana, che succede? Guarda, meglio non parlarne, sempre... Hai litigato di nuovo. Senti, ma tu hai pianto? Di chi ha fatto pianto? No, non ho pianto. Sì, però siediti, perché mi mettete l'ansia così. Sì. Sì. Non mi dire che Luca ti ha dato di nuovo buca. Sì, cioè, certo però che è un coglione a comportarsi così con una ragazza così bella come te. Magari avesse i tuoi modi, la tua dolcezza. Ti ringrazio, anche se non sono certo uno di alta statura. Sai farmi ridere anche in questi momenti. Ma io lo faccio perché sei più carina quando sorridi. Grazie. Pronto? Sì. No, vabbè, ma cioè, io ho sempre fatto il mio lavoro, non mi potete mica licenziare così. Oh, va bene, ho capito, perfettamente, va bene. Grazie, ciao.
Ciao, posso esserti di aiuto? Niente, grazie. Cos'è successo? Parla con me. Niente. Scusa. Niente, è successo di tutto. La mia amica se n'è andata. Il mio fidanzato mi ha lasciato. E adesso mi hanno anche licenziata. Dai. Non piangere, dai, no, non preoccuparti, dai. Non voglio che mi vedi così. Stai tranquilla, ci sono io adesso, parla con me. Io sono pronta ad ascoltarti. Non preoccuparti. Grazie. Può capitare a tutti quello che è successo a te. Grazie. Devi stare tranquilla. Adesso ci sono io, no? Puoi parlare con me. Comunque piacere, sono Veronica. Io mi chiamo Francesco. Ascolta, aspettami qui. Arrivo subito, ok? Eccomi qui. Grazie. Prego. Hai visto? È ritornato il sorriso. Ho fatto bene allora. Sì. Che gusto è? È limone, perché? Ah no, perché se non mi piaceva non lo assaggiavo. Ah, non so, ma ho preso un gusto a caso. Hai indovinato. Che fortuna, hai visto? Ogni tanto la fortuna gira anche per me. Male, che fortuna, magari lo devo dire io, ti ho incontrato, magari mi hai fatto tornare un po' il sorriso. E infatti, perché non andiamo a fare un giro? Che dici? Va bene. Camminiamo un po'. Va bene. Comunque. Pronto? Sì, amore, sì. Sì, tesoro, sì. Arrivo subito, no? Sì, sto scendendo adesso di casa, vedi? Faccio prestissimo, te lo giuro. Sì, arrivo. Va bene? Vabbè, scusami, lo sai che... Sì, arrivo, ciao, ciao, ciao. Ragazzi, mi dovete scusare, io me ne devo andare. Ma dove vai? È sta quella dove? Ragazza che mi aveva conosciuto quella volta e adesso si è messa addosso, sembra uno zainetto e non ce la faccio. Ma non ci ho fatto un leone. Sì, ma tanto io stasera la lascio. Rimani con noi. Magari potessi, magari potessi. Già, rimani. Non posso, non posso, c'è questa. Ma rimani, ci divertiamo. Io adesso vado un attimo a lasciarla, poi forse magari tu. Va bene, va bene. Siamo uccide. Sono scoppiata la coppia. E tu, mi raccomando a te, eh? Ciao, incrocio le dita. Ciao Claudio. Ciao. Devo venire da te. Mi lasci con Roberto. Il cespuglio cresce troppo. Proprio al volo. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. A presto. Ciao. 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 Finalmente inizia a respirare un po' d'aria nuova. Ci voleva proprio. Infatti, meno male. A proposito. Sì. Ho pensato a una cosa importante. Cosa? L'hai pensato pure tu? Vuoi vedere che è la stessa cosa che ho pensato anche io? Vediamo un attimo, io dico il nome, vediamo se è la stessa cosa. Come si chiama? Marco. Marco, bravo. È il compleanno di Marco. Dobbiamo organizzare una bella festa. Ci dobbiamo organizzare noi. Materiale. Inviti. Inviti. Dobbiamo sorprenderlo. Cioè lui deve rimanere con gli occhi abbagliati. O mi informo. Io lo conosco da poco perché cioè, sono in questa associazione da poco e però per me, non lo so, sta diventando come un fratello. Già lo voglio bene. Capito. Simpatico, affettuoso. È simpaticissimo, sì, con quella mano. Fatemelo conoscere. Allora dobbiamo chiamarcelo Ragazzi, rimaniamo così. Sì.
ci aggiorniamo, anche perché voglio sentire anche gli altri ragazzi. È meglio forse che magari ci vediamo. Vabbè, tutti non ci sono insieme. Problemi. Francia, facciamo una quota. E sì. Vediamo di risolvere. Noi organizziamo un'uscita. Sì. Organizziamo un'uscita che ci vediamo, così ci organizziamo e vediamo tutto nel dettaglio. A cosa hai pensato? Ho pensato a te. Al tuo sorriso e la faccia buffa. La faccia? Non lo so. No, me lo dicono in tanti che mi guardano e sorridono. Sì, perché è una faccina tanto buffa, sei così carino. E in effetti, no, va bene, mi fa piacere che ti piace. E tu cosa hai fatto? Anche le mosche, qua piacciono anche le mosche. Ma tu le cacci nei desideri? È vero, è vero. Sei molto bella, affascinante, hai dei bellissimi occhi. Il sorriso quasi quasi anche più bello del mio. No, quello è impossibile. Quello è il tuo, assolutamente. No, tu mi dai il sorriso. Sto bene. Perché sono sorridente? Perché sto bene insieme a te. E quindi... No, 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 vabbè, questo no. Però mi fai sorridere, sto bene. Guarda, mamma nessuno mia. Lo sbaglia in serio. Veramente. Amore, ciao! Ciao! Posso? Prego! Ciao! Tutto bene? Sì, te? Tutto bene. Vieni, 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 accomodati. Questa è la mia camera. È un po' in disordine, insomma. È carina. Sì. Vieni con me, vieni con me. Amore, torno subito, aspettami qui, ok? Mm-hmm. Sono qui. Ok, allora. Eccomi qui. Hai pensato proprio a tutto? Certo. Ok. Grazie. Ci sediamo? Sì. Vieni. Sediamoci qui. Che brindiamo? A noi? Ma mi domandavo, mi devo fidare a stare qui? Perché non dovresti? Non andare così di fretta. Torno subito, mi aspetti? Ok, ti aspetto. Fai presto, eh? Sì. Sì, ti aspettavo. Apri tu la porta. Chiudi, chiudi. Vieni qui. Thank you.
Stasera voglio portarti in un locale bellissimo. Addirittura? Sì. Dove? Chiudi gli occhi, perché siamo arrivati. Mi porti tu? Girati così. Guarda un po'. Ma è una creperie. Buonasera. Vieni tesoro, siediti. Prego. Grazie. Come sei bella stasera. Grazie. Ah, eccoci qua. E allora, che dicevamo? Ti piace questo posto? È carino, sì. Hai visto com'è carino? Sì, intimo. E infatti, ho portato poche persone in questo posto. Non sono l'unica. No, ti ho portato perché tu sei una persona speciale, quindi è per pochi intimi, per poche persone. Come mai siamo qui? Siamo qui perché devo dirti diverse cose, ma c'è tempo per questo. Mi spiace se vado al bagno. Sì, vai, ti aspetto qui. Ecco l'anello. Accidenti. Ma che cosa? No, niente. Veramente ero venuto per vedere se era tutto a posto. È tutto ok? Sì, tutto. Vabbè, io vado al tavolo. Tutto ok. Sei un po' strano stasera. No, è la giornata un po' così. Ascolta, io vado. Ho bisogno di andare un attimo in bagno. Va bene, ti aspetto qui. Tu aspettami in caso di qualcosa, mi chiami. Va bene? Sì, tanto sempre qua sto. Signora, è caduto questo, sì. Ecco, grazie. Ecco qua. Altrimenti. Va bene? Se avete bisogno. Grazie. Eccomi di ritorno. Vedi se ti piace. Sei bellissima questa sera. Grazie. E le sorprese non sono finite. Ancora? Non immagino. Adesso come vedrai, aspetta. Vedrai. Guarda. Bene. Questo è per te. Grazie. Guarda bene. Sì. Veronica, vuoi diventare la mia ragazza? Sì. E allora, come sei stata stasera? Bene. Sono stata veramente benissimo, ho mangiato quella crepe che era buonissima e tu sei stato carinissimo. Mi fa piacere, finalmente è tornato il sorriso. Sì, sono stata veramente bene. E tu? Anch'io sono stato benissimo. Che ne dici di se ci facciamo un giro sulla spiaggia? Che ne pensi? Io i tacchi. Ah, già.
In effetti. Sarà un po' complicato, però potremmo arrivare fino a lì. Attenzione. Grazie. Ok. Sediamoci. Però è alto, mi prendi in braccio? Ce la fai? No, mi devi prendere in braccio. Aspetta. Oddio, io ho le scarpe. Margherite per due tavoli, va bene? Va benissimo. Ok. Mamma. Ciao, ciao, ciao Francesco. Mamma, va bene. Ciao, piacere Marta. Veronica. Ciao, piacere. Vogliamo entrare? Prego. Va benissimo. Ciao, salve. Salve. Accomodatevi. Grazie. Franci, mamma, hai visto che bella ragazza? Bellissima. Come vi siete conosciuti? E dove? E intanto, da bene, cosa vi porto? Per me una Coca-Cola. Sì? A lei? Anche per me, grazie. Io una Sprite. Va bene. Una Sprite anche per me. Okay. Va bene, ok. E allora? Racconta tu. Le condizioni non sono state proprio felici. Ah, ci siamo conosciuti al parco, diciamo così. Ok. Ok, perché non felice? Avevo perso il lavoro e suo figlio mi ha aiutata. Io camminavo, mentre camminavo. Hai scoperto. Ho visto questa ragazza tutta disperata. Lui lo vedo molto felice, sì. Ragazzo, quindi questo è in mezzo a te. Mamma, abbastanza. Grazie. Sono felice, ma soprattutto sono anche un po' diverso, no? Non mi trovo un po' diverso? Sì, un po' cambiato, un po'... Sì, vabbè, quello poi l'amore cambia tutto. Cambia. Marta. L'innamoramento è la diverso. Cosa più... È cambiato, è maturato. Certo, certo. Ma... Però sono contenta di conoscervi oggi. Anche noi. Veronica, visto che fai parte della nostra cara famiglia, noi facciamo un brindisi per te, alla nuova ragazza che fa parte della nostra famiglia. Cinci. Ok. Questo qua si butta. Ho fame. Salve. Salve. Grazie. Ma non so se sei pronto. Non lo so, possiamo scoprirlo. Ti devo sganciare una bomba allucinante. Una bomba. Bomba. Fammi esplodere, dai. Non immagini niente? Non lo so, con questi occhi brillanti, qualcosa in mente. Allora, facciamo così. Ti porto a sedere, perché potresti avere uno svenimento. Sei incinta? No, dai, che dramma, assolutamente. Vabbè, è un bambino, certo. No. Dato l'ipotetico padre, lo capisco che sarebbe un dramma. Senza offesa. Per carità. Non prendi forte, ho deciso di chiedere a Francesco di sposarmi. Non è questa grande novità, proprio ti devo. Come dire. Non è una novità? E si era capito che lo volevi sposare. Quando lo guardi pare che, non lo so, pare che sta in paradiso. Sì, ma... che bello, davvero! Sì, sei l'avevo capito. No, no, sei un pessimo attore, non sai fingere, non sei sorpreso. Bastardo.
ti va di accompagnarmi all'altare? Io? Sì, tu. Sei, sei come se fossi mio fratello, io non ho nessun altro. Vieni qua. Ma certo che ti accompagno all'altare. Sono strafelice. Ciao! Ma che ci fai qui? Sono passata a trovarti. Come sei radiosa, diversa dal solito. Come mai sei qui? Io ti amo. Non riuscivo più a stare senza di te. E così ho pensato di venirti a stringere forte tra le mie braccia. Francesco, ma stai ancora fuori? Ma c'è da fare? C'è da fare. Vabbè, aspettami 5 minuti. Sì. Arrivo subito, ok? Pronto? Ci sentiamo dopo. Amore, scusa per prima. No, 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 aspetta, fammi parlare. Io ti amo. Che ne pensi? Guarda, cara. Oh, amore. No, amore, 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 no, amore. No, no, no. Aspetta, scusami. Ascolta, ascolta. Non è equivoco, giuro, veramente. Sì, 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 sì. Scusate. Ma come questa volta c'è stato un fraintendimento? Ma è come questa volta? Ti stavo scegliendo dei fiori. Sì. Sì. Ho sbagliato le magliette. Sì, ricambiami per nonna. Nonna, è morto da nonna. Come? Vabbè. No, è un equivoco, lui aveva la maglia nera di spalle, pensavo fossi tu. Guarda, noi cara, andiamo, se permetti, eh. Ciao, ciao, scusate, ciao. Ragazze. Vabbè. È stato un equivoco, scusa. È arrivato lui, aveva la maglia nera, tu la maglia nera. Scusa. Vabbè, dai, non preoccuparti, non importa. E io sono venuta a dirti una cosa. Cosa? Amore, io ti amo e ti amo per sempre. Mi vuoi sposare? Aspetta un attimo, posso pensarci un attimo? Come pensarci un attimo? Arrivo subito, mi aspetti un attimo? Sì. Ok, aspettami un attimo qui. Questo è il mio sì. Per un attimo ho pensato mi dicessi no. Do un'occhiata se mai. Ok. Provo dopo. Ok, sì, sì, sì. Devo scegliere. Vieni, vieni. Faccio un giretto. Promesso, buonasera. Ciao. 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 Buonasera. Come stai? Tutto bene? Ok, dimmi. E sono venuta qui, vabbè, do un'occhiata. Sì, sì, fai con calma. Poi vedi, magari mi consigli su. Sì, ci sono molte cose nuove. Vedo, vedo. Ma come va con Francesco? Tutto bene? Con Francesco? Sì. Ma non sai niente? No. Ma ci siamo lasciati da un botto. Veramente? Sì, sto con un altro. Veramente. E pensa che mi ha chiesto di sposarlo. E quindi, com'è? No, è simpatico, dolce. No, ma io dicevo le scarpe. Ah, belle, mi piacciono. Ti stanno bene. Non capire male, certo, voglio sapere anche di Marco. No, comunque, te l'ho detto, è un ragazzo molto alla mano. Mm-hmm. Alla mano? Sì, e penso che a breve mi farà fare un giro sulle quattro ruote. Sulle quattro ruote. Ma cioè vuoi dire che cosa? Che è un automobilista? No. Una Ferrari? No. No. No, no, no. È una è disabile. Ah, ah,
su la sedia. Sì. Lei la vede questa. Sono le 8. Tu sì. Quando è che stacchi? No, io stacco tra mezz'ora. Vediamo alle 8 e mezzo. Prende le scarpe. Magari puoi raggiungerci così ci racconti di questo Marco. Ok. Ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Ma Alessio? Sei tu? Ti ricordi di me? Certo. Io ti guardavo da lontano, però non ero certo che eri tu. Mi sono avvicinato e... Ciao. Ciao Francesco, come Ciao. Stai? Va abbastanza bene. Tu? Mi fa piacere. Penso che hai passato un brutto periodo per colpa di mia figlia. Sì. E per questo me ne rammarico, perché non meritavi di subire tutto questo. Sì, in realtà ho passato un periodo brutto, però adesso ho trovato la felicità. Ho trovato una ragazza che mi ama, io amo lei e infatti ci sposeremo a breve. Mi fa piacere. Ah, sai che ti dico? Io di solito non mi concedo mai una pausa, ma che ne dici se ci andiamo a sedere? Credo che abbiamo delle cose da chiarire a te. Ok, perfetto. Sediamoci. Ti stavo dicendo che con Veronica mi sposo a breve. Ah, mi fa piacere. Anche Michela a breve si sposa. Ah sì? Con Simone? Sì, con Simone. Come vanno le cose tra di loro? Per il momento va bene, ma ho paura. Ho tanta paura che la possa fare soffrire. E la colpa è solo mia. La colpa è solo mia perché vi ho ostacolato. Ho preteso per lei un ragazzo che somigliava molto a me. E credo che possa farla soffrire. Ma guarda, non è detto. Tra me e Michela c'era un'incompatibilità di carattere, non eravamo l'uno per l'altro, però. Può essere che con Simone le cose vanno bene, quindi non disperare. Mi dispiace che sia andata a finire così, perché tu sei un ragazzo umile, onesto. Un po' mi ricordi me da giovane, che ho costruito tutto mattone dopo mattone per arrivare all'apice del successo. E adesso non sono più quell'uomo umile di una volta, sono un uomo arrogante, che pensa più a se stesso e non agli altri. Credo che sia una frana come padre. No, non dire così, dai. Ma. Vedrai che le cose andranno bene. Ma sarà, Francesco. Volevo approfittare per dirti una cosa importante. Sì, dimmi. Volevo invitarti al mio matrimonio, sia te e sia tua moglie Anna. Credo che verrò da solo, perché Anna in quel periodo... Dove va? Sarà in America ad organizzare il matrimonio di Michela. Ah, ecco. Sì. Va bene, cioè, anche se ci sei solo tu, per me va bene. A me fa molto piacere esserci. Magari. Ci sarò, puoi contarci. Grazie. Vabbè, cioè, che facciamo? Ci sediamo, che dici? Che ti fa della giovane? Ci ammazzata, pure su tu si diventati, sediamoci. Ci ammazzata, sediamo. Oh, già, lo state dicendo da mezz'ora, io volete sedere? E assettamici. Pure su, sei diventato. A proposito, Fabio, ma tu mo? Dirne poco, ma stesso Vangelo che ancora. Ma ci mi siamo messo a fare Gesù Cristo. Ma io sono un ragazzo a casa e chiesa. Sì, ci sa il Vangelo, casa e chiesa. Ogni cosa che ti chiedi ti ne sembra ricci, ma io non lo so. Ci sta la Genesi. E poi. La già legge? È lì, già. Fammi sentire. In principio Dio creò il sole, caldo e raggiante. E poi? Poi crea la luna luminosa e si aduce. E poi? E poi crea a te. A me? Chi c'ha zicchi? È una cazzata, l'era fatta. E con questo che può dice? Che ha creato a te, ha fatta cazzata. Mi fai sempre innervosire. Mai nessuno c'è riuscito a farmi innervosire. Tu sei il numero uno. No, Marco, tu vedi più nervoso del solito. Niente di che, sai che compleanno mi amici non mi ha cagato. Non ti preoccupare, che nella vita ti riserva sempre delle belle sorprese. Abbi figli, sentiamo.
Babu, aspetta. Ah, guarda, lo abbiamo buttato. Ah, guarda qua, guarda. Infatti non ho capito che ci facciamo ancora. Ma l'hanno buttato in albero. Abbi fede, non ti preoccupare, abbi fede. Poi vedrai. Poi vedrai. Poi vedrai, non ti preoccupare. Push goes around, comes around, flame out, you can't get what you want. Ragazzi, fermi tutti. Questa è una vita. No, 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 no. Le sorprese non finiscono qui. Sono felice che ho trovato tantissimi amici. Ma un'altra notizia stupenda è che io e Veronica ci sposiamo. Piano piano. Passavo. Auguri Francesco. Carissimo, che ti ho auguri. Sono matrimonio. Il braccio è mio però, se me lo lasciate. Grazie. Come stai? L'intervento è andato bene. Sono felice. Grazie caro, è stato soprattutto un merito vostro che mi avete convinto a fare questa operazione. Ci tenevo molto a presenziare al tuo matrimonio. Sono felice. Grazie. Sono felice. Come ti senti? Agitata. Immagino anche io. Guarda, non riesco a sopportare che ti sposi, te lo giuro. Sì, vabbè. Se fa qualcosa di sbagliato io lo ammazzo. Sto bene. Bellissima. Non ti abbraccio perché non ti voglio rovinare il trucco. Pronta? Sì. Andiamo. Vai. Eccoci. L'amore davvero esiste. Certamente, cara Veronica e caro Francesco, ma per far sì che l'amore duri per sempre dovete unire i vostri cuori, amarvi reciprocamente, rispettarvi e soprattutto inviare il vostro messaggio di amore a chi tanto lo cerca e non ha una risposta. Cambiatevi le fede in segno di amore, caro Francesco e cara Veronica. Chiedetemi adesso che cos'è l'amore? Fino a qualche tempo fa credevo fosse solo una vera illusione. L'amore è quell'interrogativo a cui neanche i filosofi hanno mai saputo dare una spiegazione. Ma io oggi lo so, è quel sentimento che risiede in ognuno di noi ed è proprio quella nostra capacità di amare e di lasciarci amare che ci rende vivi. L'amore lo trovi nei nostri amici, che ci sono vicini nelle gioie e nei dolori. Lo trovi tra le righe di un messaggio dei tuoi genitori preoccupati, nonostante la tua età, quando non li avvisi del tuo arrivo. Lo trovi in un bacio della tua ragazza, che con un piccolo gesto ti fa capire il vero senso di un per sempre.
Poi c'è l'amore universale, quell'amore a cui puoi credere solo se hai fede. È l'amore di Dio che non ti abbandona mai e ti infonde una speranza anche quando ogni ostacolo ti sembra insormontabile. Allora se oggi mi chiedete se l'amore davvero esiste, io vi rispondo sì. Stampo. Aspetta che sta arrivando Milano. Lei che cosa ne pensa? Bacio con la lingua o stampo nelle scene d'amore? Scelgono loro. Ovviamente sarebbe poco credibile. Esatto, cioè non deve essere nemmeno una limonata, perché poi all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. Esiste l'amore. Mamma. Ciao. 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 Ciao.